Ciao a tutti, siamo al Lago d'Orta in Piemonte e in questa puntata di Super Easy Italian impariamo come usare c'è e ci sono. Andiamo! Innanzitutto c'è un'isola bellissima in mezzo al lago. Ci sono alcune barche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barche. Ci sono 6 barche. C'è un lampione. Ci sono molti lampioni. C'è una panchina. In questa piazza ci sono molte panchine. C'è un albero? In questa piazza ci sono molti alberi. C'è un cestino per tenere pulita la piazza. Siamo in autunno, quindi c'è una foglia, ma in realtà ci sono molte foglie. Ci sono anche molti fiori. Matteo, Matteo, vieni. Ci sono le anatre. Oh, c'è un ragno morto. Qui c'è un albergo. Purtroppo è abbandonato. C'è una macchina che sta per passare. Dobbiamo aspettare. C'è un modo fantastico per imparare di più dalle nostre puntate. Ci sono tantissimi materiali da scaricare, come esercizi, video senza sottotitoli, audio lento e audio veloce. Potete accedere a questi materiali facendo parte della comunità Easy Italian. Se volete sapere come far parte di questa comunità, il link è in descrizione. Abbiamo CE singolare e ci sono plurale, ma attenzione, al singolare ci è, togliamo la i e mettiamo l'apostrofo, quindi ci è diventa c'è. Qui ci sono altre panchine. Qui c'è una palma, c'è una colonna e c'è una sedia. Qui c'è una vetrina. E qui c'è una casella postale. Qui ci sono molte case belle e molti balconi fantastici con questa vista che invidia, ragazzi. C'è un ombrellone, un ombrello grande. Ci sono ombrelloni.
qui c'è un bar e facciamo colazione. Qui c'è un ristorante chiuso perché è mattina. Qui c'è un altro bar e ci sono molte sedie e molti tavoli. Qui c'è una gelateria buonissima, chiusa. Qui ci sono un sacco di scale. Qui c'è una vecchia insegna. Qui c'è una finestra. Qui ci sono molte finestre. Purtroppo non c'è il sole. Grazie per averci accompagnati in questo piccolo giro della piazza principale di Orta. E voi cosa vedete attorno? Usate c'è e ci sono e scrivetecelo nei commenti. Ciao!